Un saluto a tutti gli amici androidworld.it, benvenuti nella recensione di Xiaomi Redmi 4X, anzi no, Redmi Note 4X, non sbagliamoci, ho già scritto parte della recensione e ogni volta che scrivevo Redmi Note 4X in realtà scrivevo sempre Redmi 4X, ma è importante non sbagliarsi perché? Perché Redmi 4X esiste, arriverà a breve, quindi facciamo molta attenzione. È una variante principalmente con processore diverso di Redmi 4, qui all'interno della confezione abbiamo un rapido manuale in cinese, cavo USB, micro USB, non Type-C, alimentatore cinese, con presa cinese intendo, 5V 2A e il pin per aprire il carrellino della doppia SIM. Mettiamo la confezione qui da una parte e andiamo a prendere il nostro Xiaomi Redmi Note 4X. Come vediamo, dal punto di vista del design niente è cambiato. Se doveste ritenere che questa recensione è stata fatta un po' frettolosamente, spero proprio di no perché l'ho usato veramente tantissimo. Comunque andate a vedere anche la recensione di Redmi Note 4X. È realizzato, come dicevamo, sempre in metallo, con queste due bande plastiche sopra e sotto, veramente molto gradevole. Peccato che gli angoli non siano di metallo. Certo, si ammaccano quando lo smartphone dovesse cascare in terra, ma almeno magari avrebbero assorbito meglio eventuali cadute. Questo è un po' il mio pensiero, ma va anche bene così per la fascia di prezzo. Tasto di accensione, bilanciere del volume, jack audio, secondo microfono, porta infrarossi, qui abbiamo sul lato il carrellino della doppia SIM, sotto micro USB, speaker e microfono nascosto, celato come se fosse un secondo speaker, e sul retro la fotocamera principale con il doppio flash a doppia tonalità ed il lettore di impronte digitali. Lo utilizziamo per sbloccare lo smartphone, dimensioni 151x76, 8,4 mm di spessore, completamente piatto, la fotocamera è totalmente a filo, mentre invece il lettore di impronte digitali è leggermente incassato, peso di 165 grammi, devo dire in mano è abbastanza comodo da utilizzare. Aumento leggermente la luminosità per questa recensione, eccolo qua, devo dire in mano sì è un po' largo, ma alla fine è un 5 pollici e mezzo, ci può stare, e sembra sicuramente più di quello che è nella sua fascia. Devo dire, design forse non particolarmente ispirato, un po' monotono, soprattutto all'interno della linea Xiaomi non è certo una novità, ma io l'ho trovato gradevole. Parliamo di hardware, processore che cambia, non è più un processore MediaTek, ma è uno Snapdragon 625 octa-core da 2 GHz con GPU Adreno 506. I tagli di RAM e memoria interna sono 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, che è il nostro smartphone, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, espandibile tramite micro SD, ma il carrellino offre anche un alloggiamento per una seconda SIM, per una micro SD, quindi dovete scegliere o doppia SIM o SIM più micro SD. Wi-Fi ABGNAC a doppia banda, Bluetooth 4.2, LTE a 150 Mbps per secondo, purtroppo senza la banda 20 da 800 MHz, non c'è l'NFC, c'è il LED di notifica e c'è, come vi dicevo, il lettore di impronte digitali sul retro, che è veramente molto preciso e molto rapido. L'ho utilizzato, come vi dicevo, tutto lo smartphone, veramente tanto. Lo utilizzavo già vari giorni prima di partire per la fiera di Barcellona, poi sono partito, me lo sono portato dietro e ho continuato a usarlo finché non sono passato al Huawei P10 e poi ho ricominciato a utilizzarlo da vari giorni, non avevo trovato il tempo purtroppo per vari impegni personali di recensirlo prima di oggi. Quindi, parlato dell'hardware, andiamo a parlare del sistema operativo, che è la versione 6.0.1 Marshmallow personalizzata con MIUI 8.1, in questo caso versione cinese. Noi l'abbiamo preso su Honor Buy, però lo spedisce con Play Store, firmware multilingua con l'italiano e aggiornamenti OTA. In questo caso c'è ancora il cinese perché questo smartphone a me è arrivato praticamente al momento del lancio e quindi ancora Honor Buy non si era, tra virgolette, preparata per questo. Ma quindi in questo caso sistema in inglese. Se volete installare More Locale, io non ho neanche avviato, mi trovo abbastanza bene con l'inglese, quindi in questo caso ho scelto una volta ogni tanto di utilizzarlo totalmente in inglese. Potete mettere le app di terze parti in italiano, nessun problema per gli OTA, nessun problema per le notifiche, magari fate soltanto attenzione ad abilitare nella sicurezza, nei permessi e nell'autostart, anzi no, scusate, nell'autostart non dovete fare quasi niente, perché quasi tutte le applicazioni, no, ricominciamo da capo, dovete abilitare l'applicazione nell'autostart, queste le dovete abilitare voi. Quello che invece non importa che facciate è nel menu della batteria,
non ci si arrivava da qui, ma ci si arrivava da un'altra parte, dalle impostazioni, sostanzialmente non importa più che andiate a gestire manualmente le singole applicazioni una per una con le impostazioni del risparmio energetico, perché a quanto pare la MIUI si è già tarata per le applicazioni fondamentali affinché non vengano messe in stand-by per ricevere le notifiche. Quindi devo dire, bene, da questo punto di vista, meglio del solito, non ancora perfetto, ma meglio del solito, e nessun problema con la sincronizzazione della rubrica. Fra le funzionalità più interessanti c'è sicuramente il Second Space. In pratica è un secondo sistema clone in cui utilizzare dati, rubrica, tutto quello che volete, totalmente separati dal sistema principale. In questo modo voi praticamente potete tenere privata una parte della vostra vita o dividere la vita privata dalla vita lavorativa, eccetera, eccetera. In alternativa potete utilizzare la funzionalità di Dual Apps, eccolo qua, e andare a clonare le singole applicazioni. Quindi adesso vado a clonare Facebook e posso, per esempio, accedere con una seconda istanza di Facebook senza dover fare il logout dal primo. Quindi due applicazioni, queste sono quelle raccomandate, come vedete, ma potete farlo con tutte. Eccola qua, seconda istanza di Facebook completamente scollegata dalla prima. Potete cambiare il funzionamento dei tasti qua sotto, che è una cosa che a me piace moltissimo di questo sistema. Se li trovo, eccoli qua. Mi piace moltissimo la possibilità di fargli scegliere cosa deve succedere quando tengo premuto i tre tasti. Trovo questa una funzionalità molto molto comoda. C'è la Quick Ball che personalmente, di cui personalmente io non sono un grandissimo fan, ma comunque ve lo faccio vedere, a qualcuno sicuramente può tornare comodo. C'è una modalità semplificata per chi non sa usare gli smartphone e vuole quindi un sistema più semplice, anche se forse Xiaomi non è esattamente il brand da consigliare per chi non sa usare gli smartphone. Abbiamo il menu dei permessi, che è quello che avevamo visto qua in security, cioè il blocco delle applicazioni. Ci sono i temi che sostanzialmente, non da qui, arriviamoci sempre da qui, che tanto mi ricordo dov'è, eccolo qua. Temi che sostanzialmente possono totalmente stravolgere il modo in cui il sistema appare, quindi veramente tantissimi temi, alcuni forse un po' troppo cinesi, ma tranquilli che troverete il vostro. Modalità ad una mano, quindi scorrendo lateralmente potete anche levare questo avviso se volete che lo faccia e basta senza chiedervi conferma. Quindi dalla parte verso cui voi scorrete lateralmente lui va a creare l'interfaccia, eccola qua, laterale. Adesso io sono davanti a una telecamera, non mi è comodissimo. Quindi insomma un sistema molto completo, funzionale, veloce, ottime performance. E per quanto riguarda, qui andiamo a pescare. Intanto vi faccio vedere il sito di Repubblica. Se andiamo a pescare appunto un sito un pochino più pesante, se mettiamo un po' sotto sforzo lo smartphone, questo Snapdragon 625 devo dire si comporta molto bene. Rispetto alla variante con il processore MediaTek, perde leggermente qualche punto nei benchmark, e questo è assolutamente un dato di fatto, però ecco, devo dire che tutto sommato la carenza, la diminuzione di prestazioni praticamente non si vede, quindi si va a perdere qualcosa nei benchmark, non nelle prestazioni, e come vi dirò alla fine, se ne guadagna qualcosa in autonomia rispetto all'altro modello. Parliamo di fotocamera. Fotocamera principale 13 megapixel f2.0, fotocamera frontale 5 megapixel f2.0, sostanzialmente non cambia nulla. Io ero abbastanza convinto che ci fosse l'HDR automatico nel Note 4, Redmi Note 4, qui non c'è, magari qualcuno me lo faccia sapere nei commenti se non mi sto sbagliando. Velocità di scatto abbastanza buona, in questo caso con l'HDR avete visto la ruzzolina ha girato un po' di più perché in realtà stava elaborando. Ecco qua, in questo caso invece ha scattato subito. Queste sono le modalità di scatto, non tantissime, ma più che sufficienti. Qui ci sono le opzioni, potete cambiare la qualità della foto, potete cambiare la risoluzione del video. Se andate prima ad attivare il video che vengono registrati in Full HD e anche mi pare a 720p in slow motion fino a 100 fps. Nel complesso, come vengono le foto? Le foto, devo dire, vengono abbastanza bene per la fascia di prezzo, non vi aspettate chissà che cosa. Devo dire bene, molto aggressivo, guardate qua, molto aggressivo l'HDR, guardate queste foto come sono nitide nei colori, molto chiari ma non esagerati, insomma un HDR che fa quello per cui è pensato, ovvero
una foto un po' falsa, ma che è perfettamente illuminata. Anche qui, se non vado errato, ecco qua, guardate quanto è scura questa e quanto è chiara questa foto. 13 megapixel più che sufficienti per cogliere tantissimi dettagli all'interno di questa foto. Stesse considerazioni anche della fotocamera frontale, eccola qua, e anche con i video in Full HD. Insomma, non sarà una fotocamera rivoluzionaria, ma nella sua fascia di prezzo fa bene il suo dovere. Passiamo al lettore musicale, anche questo abbastanza cinese, a volte eccolo qua, a volte quando lo apriamo c'è da fare qualche skip e da passare alla musica locale. Andiamo a prendere il nostro brano, non so perché non c'erano ancora le copertine. Speaker inferiore. Volume e qualità leggermente superiori alla media. Andiamo a prendere Modern Combat 5, vi ricordo GPU Adreno 506, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, quindi sia la memoria interna che la RAM nella versione base sono più di quelle che trovavate nel Redmi Note 4, quindi lì c'erano tagli da 2 e 3 GB e se non vado errato 16 e 64 GB di memoria interna, poi qualcuno magari vorrà contraddirmi, ma almeno sul taglio di RAM sono abbastanza convinto. Molto molto fluido, una GPU devo dire performante dal punto di vista delle prestazioni. Lo smartphone dietro ha praticamente la temperatura della mia mano. Oh, c'è una telefonata, rispondo e torno. Ecco qua, ritorniamo a giocare. C'era stata una telefonata che aveva interrotto e ho dovuto assolutamente rispondere. Ah, i terroristi invece non si fermano davanti alle telefonate più o meno desiderate. Eccoci qua, take him out, ma pensaci un po' te, qualche volta sempre io devo pensarci. Allora, quindi bene dal punto di vista del gaming, scalda praticamente niente, nel senso che qui è tiepido, ma è più quasi la temperatura della mia mano che quella dello smartphone. Batteria sempre 4100 mAh, ma adesso un risultato veramente, veramente notevole rispetto a quello di prima. Si è guadagnato secondo me almeno un'oretta, è difficile, molto difficile capirlo, ma una batteria che per il mio utilizzo in fiera è stato veramente una manna. Con un utilizzo medio riuscite a fare secondo me anche un paio di giorni, con un utilizzo intenso forse 2 giorni pieni no, ma deve essere anche un utilizzo veramente intenso, quindi smartphone sicuramente che va a scavalcare Redmi Note 4 dal punto di vista della autonomia. Quanto costa questo smartphone? Su Honorbuy costa 209 euro, come vi dicevo, multilingua, Play Store e aggiornamenti OTA. Sicuramente uno smartphone che va a posizionarsi nella fascia dei Redmi di Xiaomi, molto affollata, un po' caotica, ma ecco, se dovete scegliere uno smartphone di questa famiglia, questo è sicuramente al momento il più interessante rispetto al Note 4, soprattutto appunto, come vi dicevo, in termini di autonomia. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.